Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come vedete, siamo ancora in compagnia di Claudia Annaci, Ciao a tutti. che è uno psicologo, l'abbiamo detto nella scorsa puntata per chi non l'abbia vista, e parleremo, continueremo a parlare di come superare l'ansia da palcoscenico. Vi diamo alcuni consigli. Cantare in libertà. Bene, la scorsa puntata l'abbiamo conclusa con una domanda. Ci sono degli esercizi, dei modi per superare quest'ansia da palcoscenico per i musicisti? Beh, ci sono, diciamo che oggi non ci poniamo con la pretesa, di poter rivoluzionare un andamento così complesso, tuttavia comunque cerchiamo di dare dei consigli utili che possono aiutare a gestire sin da subito queste, situazioni. Difatti, vari studi e ricerche sono state, diciamo, utili per individuare alcuni interventi particolarmente efficaci proprio, da applicare in pratica da parte dei musicisti, tra cui rilassare il corpo. È importante perché allevia quella tensione muscolare che può magari diciamo, aiutare ad avere anche una voce più ferma. Quindi risulta essere utile fare degli allungamenti, quindi una sorta anche di stretching, le braccia, le gambe, la schiena, le spalle, per ridurre proprio questa tensione corporea. Un altro consiglio è masticare anche una gomma, in quanto aiuta a rilassare, ad alleviare la tensione proprio della mandibola. Mandibolare, sì, la Esatto, quindi tensione. seppur per breve tempo, non è che bisogna masticare la gomma, Sì, insomma, giusto un importante pochino per fare alleviare un questo po' la tensione, movimento. esatto. Evitare la caffeina perché magari si riduce anche la possibilità di essere più irritabili, più nervosi, specie per coloro che sono sensibili anche all'effetto Certo. della caffeina. Praticare sport, seppure non in maniera agonistica, ma sono sufficienti anche 30 minuti al giorno. Questo permette di abbassare, ecco, il livello di cortisolo. E quindi avere meno stress. Il cortisolo è un ormone che viene prodotto nelle situazioni di forte stress e pone inevitabilmente diciamo, uno squilibrio emotivo in una persona che vorrebbe magari Certo. essere tranquilla. Oltretutto, lo sport abbassa i livelli di cortisolo e aumenta i livelli di endorfine, che sono degli ormoni che diciamo apportano dei benefici sia al corpo che alla mente. Ecco, diciamo in maniera alquanto semplice, Sì, è un sì, po' più sì, sì. complessa, però un altro consiglio l'abbiamo anche citato prima, è quello di parlare col pubblico, perché aiuta a mantenere un senso di realtà coerente con la situazione che si sta vivendo, alleggerita proprio da quelle aspettative di paura che sono del tutto inappropriate per diciamo, un'esibizione da palcoscenico. Certo. Anzi, lì bisogna stare Rilassati, rilassati, tranquilli. quindi. L'ultimo consiglio è la respirazione. La respirazione, diciamo che influenza, l'ossigenazione e il sistema cardiocircolatorio, nonché il sistema neurovegetativo, il ritmo cardiaco, il tono vagale, quindi vedremo poi l'effetto della stimolazione del nervo vago, le funzioni cerebrali, portando anche delle modificazioni a livello di neurotrasmettitori e di ormoni, che sono delle sostanze che trasferiscono messaggi nel nostro corpo. Il respiro, in particolare l'inspirazione lenta e profonda, fa sì che si attivi e si stimoli il nervo vago, che ha componente parasimpatica che è deputato al ripristino della quiete, al rilassamento, a favorire proprio la diminuzione dell'aumento della frequenza Cardiaca. cardiaca. Quindi il nervo vago diviene una sorta di nervo antistress,
diciamo così, è capace proprio di indurre una situazione di calma. Quindi nel momento in cui si attua una corretta respirazione, magari che la si apprende anche col tempo, e si impara anche a gestire e a interagire con il nostro corpo, con gli stati emozionali, questo piano piano permette di essere più consapevoli della situazione che ci circonda, di far emergere la ragione, la positività, la concentrazione. Tutto ciò ovviamente va ad aumentare quello che è il livello di performance nell'esecuzione. E quindi esiste una respirazione che noi possiamo consigliare per gli amici che volessero superare quest'ansia, per restare comunque concentrati pur rilassandosi? Sì, si chiama respirazione tattica. In pratica la corretta respirazione permette di apportare un equilibrio e anche armonia a livello del sistema nervoso autonomo, bilanciando, come sappiamo, il sistema nervoso autonomo si divide in sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Certo. Ecco, magari una corretta respirazione permette proprio questo equilibrio tra queste due tra questi due sistemi, bilanciando per l'appunto le influenze del sistema nervoso parasimpatico, che è deputato alla riduzione della frequenza cardiaca, quindi magari all'induzione di una sorta di quiete, a differenza magari del sistema nervoso simpatico, che attiva una risposta di tensione, quindi attacco o fuga, tipicamente presenti nei soggetti ansiosi, che certo, non riescono a controllare le loro emozioni. Ecco, è chiaro che per avere una prestazione ottimale non è soltanto diciamo utile l'amplificare il sistema parasimpatico, che come sappiamo porta a uno stato di quiete, ma dobbiamo cercare di proporci una situazione di equilibrio che viene chiamata in inglese optimal arousal, ovvero un'agitazione corretta, equilibrata. Immaginiamo come se i giri del motore fossero diciamo perfettamente a livello, tale da poter consentire a quel motore di poter esprimere la sua massima potenza. Certo. Quindi anche noi dovremmo cercare quelli che sono i giri nel nostro motore emozionale, anche cognitivo, tale da permetterci una buona performance. Quindi la respirazione tattica in questo caso si distingue dalle altre tecniche di respirazione, perché questa è fatta per calmare ma non inibire, per rilassare ma mantenere la concentrazione sugli obiettivi e sulle attività che dobbiamo diciamo svolgere. Tutto ciò si fonda su principi molto semplici. Allora, potremmo dire che questa respirazione tattica viene anche definita respirazione al quadrato, perché ogni parte di questo quadrato ha una tempistica uguale all'altra. Che significa? Prima di tutto bisogna stare comunque rilassati, come abbiamo anche detto prima nei consigli, con la schiena dritta o seduti, ma anche in piedi, sì. Occorre fare prima 3 o 4 respirazioni profonde, inspirazioni col naso ed espirare con la bocca. Ok, perfetto. Una volta che abbiamo fatto queste 3 respirazioni, possiamo entrare nell'esecuzione della respirazione tattica, che è caratterizzata da un'inspirazione dalla durata di 3 tempi, per 3 tempi intendo 3 secondi, ma anche 5, ma anche di meno, dipende comunque anche dal soggetto e dalle sue capacità respiratorie. Magari non è abituato a inspirare tanta aria, quindi magari piano piano riesce a avere una a incamerare più aria nel maggior anche a migliorare la capacità. Esatto. Quindi possiamo fare una tempistica che va dai 3 ai 5 secondi. Okay. Quindi un'ispirazione dai 3 ai 5 secondi. Ok, poi c'è una pausa di 3 o 5 secondi, espiriamo nell'arco di 3-5 secondi,
pausa di 3-5 secondi e inspiriamo nello stesso arco di tempo che abbiamo fatto prima, la pausa la stessa tempistica dell'espirazione, l'espirazione dai 3 ai 5 secondi e così via. Esatto, ovviamente questo potrebbe, diciamo, diventare un piccolo rituale da attuare prima di una prestazione. Sarebbe utile farla 4-5 volte in maniera completa questo ciclo. Quindi 4 volte il ciclo del quadrato, diciamo. Esatto, 4-5 volte. Esatto. Quindi questa respirazione che ci toglie pochi minuti prima di un'esibizione, ma possiamo farlo anche non solo prima di un'esibizione su un palcoscenico, anche in altre situazioni, ci aiuta a mantenere uno stato di calma, ma allo stesso tempo la concentrazione necessaria per poter raggiungere un obiettivo, per poter essere efficaci magari su un compito particolarmente complesso. Possiamo anche aggiungere un trucchetto che viene, diciamo, utilizzato nella respirazione tattica, che è quello di ripetere un mantra o una frase motivante nelle due pause, cioè okay, la pausa che viene subito dopo l'inspirazione e la pausa che viene dopo l'espirazione. Okay. Ecco, in questo frangente lo ripetiamo a mente. Sì, un mantra magari che per noi può essere particolarmente importante o particolarmente stimolante. Una frase, la posso fare. Esatto, ce la posso fare. Esatto. Ce la farò. Conquisteremo il mondo. Ci sono dei casi in cui queste tecniche da sole così non bastano ancora? I 5 consigli sopra elencati, ma anche la respirazione tattica, sicuramente possono fungere da ottimo supporto per indurre, ecco, uno stato, un benessere psicofisico funzionale, magari anche a una buona riuscita della performance, di un'esibizione, di un compito da particolarmente difficile da dover eseguire, magari anche prima di un esame. Certo. Quindi, ecco. Tuttavia l'ansia da palcoscenico è un fenomeno particolarmente complesso per cui il trattamento possono essere previsti magari dei percorsi specifici e ben strutturati sulla base anche delle esigenze personali e sulla gravità della questione. Certo. Per questo motivo, laddove la richiesta di supporto è impellente, si può magari ricorrere a delle strategie, tra cui il biofeedback. È una tecnica che permette di vedere e sentire l'ansia mediante lo strumento che lo rileva, in quanto rileva la tensione muscolare, la microsudorazione cutanea. E mediante questa rilevazione concreta e tangibile degli stati di iperattivazione emozionale, si impara poi col tempo a riconoscerli e a controllarli con ottimi risultati anche a lungo termine. Un'altra strategia potrebbe essere la psicoterapia, in quanto lo scopo, ecco, di un eventuale trattamento dovrebbe proprio essere quello di ridurre la sensibilità emotiva allo stress, l'ansia anticipatoria, ma anche la tendenza che le persone hanno di evitare le situazioni che creano il disagio, cioè l'evitamento della situazione specifica. Ovviamente occorre anche citare l'utilità dell'azione farmacologica, quindi anche associare alla psicoterapia i farmaci qualora ci siano dei disturbi particolarmente invalidanti, come magari l'ansia acuta, attacchi di panico. Quindi è bene che si associno queste due terapie, però diciamo che un adeguato percorso psicoterapeutico risulta anche utile per poter lavorare sui contenuti mentali della persona, cercando di cambiare i suoi schemi cognitivi, aiutandolo magari anche a esporsi gradualmente alle situazioni che vengono temute, per poi in contemporanea andare a ridurre il dosaggio del farmaco. Ecco, questa tecnica si chiama psicoterapia e farmaco sequenziali.
Quindi sicuramente, allora, comprendere il panico perché si è insorto e i relativi disturbi è importante, ma se ci si limita a raccontare e a parlare, l'ansia non va via, l'ansia va affrontata. Quindi bisogna avere il coraggio, magari anche mediante l'aiuto di professionisti, di affrontare le situazioni temute. Un po' alla volta. Ok. Bene ragazzi, io a questo punto ringrazio Claudio Annaci per essere stato con noi. Grazie a te per avermi reso partecipe. Figurati, per noi è stato un piacere, anzi anche è stato illuminante e spero che sia stato utile per molti di voi. Per me lo è stato, anche per capire come poter aiutare magari un ragazzo con il mio lavoro e in questo percorso piano piano a farli superare quest'ansia, perché ne vedo tanti e io stesso attuerò questa ansia. Anche a te viene l'ansia vedendola negli altri. Esatto, siamo tutti ansiosi. Grazie ancora, grazie io a te, Mario. Vi do appuntamento a questo punto alla prossima puntata. Ciao. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.